Quindi dobbiamo prepararci a questo. Stasera parleremo dello sguardo importante che Dio rivolge, come disse Elisabetta, che disse, come a dire, sì, sono arrivato e sono arrivata ad avere lo sguardo di Dio. La tua vita sta per ricevere lo sguardo di Dio. Alleluia. Quando diciamo sguardo di Dio, diciamo tutto. Perché lo sguardo di Dio vuol dire la sua presenza, lo sguardo di Dio vuol dire il suo aiuto, lo sguardo di Dio vuol dire la sua benedizione, lo sguardo di Dio vuol dire che le cose morte diventano vita, le cose danneggiate si riprendono e stiamo parlando di Elisabetta, che era sterile, aveva la morte, aveva, diciamo, a quei tempi si pensava alla maledizione. Lo sguardo di Dio vuole raggiungere ciascuno di noi. Lo sguardo vuol dire la direzione, vuol dire, come a dire, vengo per aiutarti, vengo, tutti quanti noi preghiamo, no? È un fatto giornaliero dove noi preghiamo dicendo: Signore, dacci il tuo sguardo, alleluia. Dacci il tuo aiuto, significa. Dacci quello che è la tua benedizione sopra di noi. Alleluia. Quando hai lo sguardo di Dio, le cose cominciano a succedere. Quando c'è lo sguardo di Dio c'è il miracolo, c'è guarigione, c'è liberazione, ci sono potenti opere. Dove c'è lo sguardo di Dio? Alleluia. E dove c'è lo sguardo di Dio, deve fuggire il male. Dove c'è lo sguardo di Dio, deve fuggire il nemico. Deve fuggire la tua vita insensata, la tua vita perduta, la tua vita disperata. Se stai disperata e se stai disperata, stasera il Signore ti viene incontro. Amen, Alleluia. alleluia. Perché lo sguardo di Dio, vedete come lo sguardo di Dio è venuto sopra di me, mi ha tolto la vergogna tra gli uomini. Quindi vedete che effetto positivo lo sguardo di Dio. Mai lo sguardo di Dio fa cose negative. Mai lo sguardo di Dio rovina. Solo quando le persone, ecco, non vogliono lo sguardo di Dio, non vogliono la benedizione di Dio, non vogliono l'aiuto di Dio e si trovano a combattere con l'ira del Signore, alleluia. Alleluia. Perché a Dio non piace mettere la sua ira, a Dio piace mettere la sua benedizione, Amen. alleluia. E dobbiamo avere questa attitudine stasera di dire: io non voglio l'ira di Dio, io non voglio l'inimicizia di Dio. Io voglio la pace di Dio, io voglio lo sguardo di Dio, io voglio l'aiuto. Quanti vogliono l'aiuto di Dio? Quanti vogliono lo Alleluia. sguardo di Dio? Alleluia. Voglio lo sguardo di Dio? Gloria al nome del Signore. Alleluia. Stasera è pronto, no? Per te la benedizione di Dio. Alleluia. Il mondo è sterile, il mondo vive nella morte, nei bisogni continui. Il mondo va verso la rovina perché non ha lo sguardo di Dio, non è Dio che combatte con il mondo, alleluia. Perché a te non conta quando hai lo sguardo di Dio, anche se la vita è terribile, ci sono delle cose, le situazioni difficoltose, però diventa tutto diverso, no? Caino ha dovuto vivere una vita di tristezza, di angoscia. Caino ha dovuto vivere una vita fuggendo, fuggiasca, senza pace, senza amore, alleluia. Non aveva lo sguardo di Dio. Abele aveva lo sguardo di Dio. Aveva la benedizione. Tutto si arricchiva, tutto si completava. Tutto aveva un ordine, una benedizione, una pace. Caino era sempre arrabbiato. Non aveva lo sguardo di Dio. A lui non importava dello sguardo di Dio. Ma a noi importa lo sguardo di Dio. A noi importa l'intervento di Dio. Io penso che a te, a me, importa lo sguardo, Amen. no? E penso che stasera ti stai domandando come faccio ad avere lo sguardo di Dio. Perché stiamo parlando di Elisabetta che lo ebbe, ma non stiamo parlando di altri che rimasero lì col loro caso morto e col loro caso non risolto. Alleluia. Allora, se noi abbiamo dei bisogni, delle necessità, vuol dire che abbiamo bisogno dello sguardo di Dio per togliere queste necessità, per togliere una malattia, per togliere una situazione economica, per eliminare determinate situazioni, no? Alleluia. Quando Dio mette lo sguardo, e tutto è avere lo sguardo di Dio. Alleluia. Amen.
Ti stai domandando in che modo posso avere lo sguardo di Dio stasera? Ti stai domandando, alleluia. Quando tu stai avendo lo sguardo del Signore, no? Alleluia. Ti stai domandando per avere lo sguardo di Dio cosa devo fare? Alleluia. E subito il Signore attraverso la sua parola ci risponde. Amen. Sappi che è importante avere lo sguardo di Dio. Alleluia. Che ti risolve, che ti benedice, ti porta avanti. Una pazzia senza, ecco, possono dire, o sta o non sta, le persone sono disperate, scoraggiate, ma le persone che vogliono costruire, le persone che vogliono avanzare nella vita, le persone che amano la vita, le persone che amano vedere la vita che prospera, che va avanti, saranno quelle persone che diranno: dammi il tuo sguardo, Dio, dammi il tuo aiuto, dammi il tuo soccorso, dammi la tua benedizione. Alleluia. Alle persone che non gli importa nulla che le cose cambiano, alle persone che non gli importa nulla che avvengono delle differenze, delle guarigioni e liberazioni, sono quelle persone che vivono dicendo: ma che brutta è la vita. Sono persone che vivono con scoraggiamento tutto il giorno e che per loro non hanno un valore di quello che Dio ha dato a loro, no? Alleluia. Dai valore a quello che Dio ti ha dato, dai valore a quello che Dio ti sta dando e dai valore a quello che Dio ti vuole dare. Guardate, la scorrettezza è molto nel mondo, anche se hanno cose materiali, hanno cose di qua giù, però la scorrettezza è molto. E una cosa è la scorrettezza di un del mondo, perché sappiamo che le cose materiali non ti fanno contento. Però, fratelli, quando si vede i credenti scontenti, i credenti, ma guarda, vediamo un Giovanni Battista che sta nascendo, una benedizione forte, una consacrazione forte, e Zaccaria è indifferente al dono che Dio gli deve dare, è indifferente al miracolo che Dio deve fare. Zaccaria non sta credendo, non aver diventato muto. Fratelli, qua stiamo vedendo, ma tu sei contento della vita che Dio ti ha dato? Sei contento della vita che Dio ha dato, ti dà i doni che ti dà, i figli che ti dà, tutta la vita che Dio ti dà? Ma sei contento, mostri la gioia. E Dio aveva detto: ehi, che ti porterà gioia questa cosa, ti porterà una grande benedizione. Ti porterà a consacrazione la tua vita, la tua casa, la tua famiglia, sarà nella gioia per la consacrazione e sarà un nazireato, astenendosi dal vino, cioè vale a dire che non è una famiglia mondana che ti sto dando, io ti sto dando la famiglia spirituale, ti sto dando la mia presenza, ti sto dando la mia gioia, ti sto dando la mia benedizione. Che stiamo scherzando, stiamo. Qua stiamo vedendo quello che Dio ha dato, il dono della salvezza, della benedizione. E qua stiamo parlando di una famiglia consacrata, come Elisabetta, Zaccaria e arriva Giovanni Battista. Alleluia. E la gioia sarebbe il massimo per un uomo come Zaccaria, una donna come Elisabetta, essere portatrice di vita, portatrice di spiritualità. Alleluia. Ma ami le cose spirituali, ami le gioie spirituali, ami i doni di Dio, i talenti di Dio, ami l'ambiente spirituale. Fatti una famiglia con l'ambiente spirituale, chiedi al Signore. Alleluia. Dio aveva dato la grazia a Zaccaria e Elisabetta di avere una famiglia spirituale. Se non ce l'hai, chiedi. Se non ce l'hai, chiedi a Dio una famiglia spirituale. Se non ce l'hai, chiedi a Dio una famiglia consacrata. Se non ce l'hai, Dio te lo vuole dare. Alleluia. Te lo vuole dare Dio. Ed è una cosa grande. Va bene. Andiamo per gradi, perché riceve lo sguardo di Dio Elisabetta. Innanzitutto erano ambedue, Zaccaria, da discendenti spirituali, da donne, e discendenti che avevano la fede nel Dio vivente e vero. Fratelli,
la persona, e tu dici, ma perché non riceve lo sguardo, perché chi non riceve lo sguardo di Dio? A te li scattano di accettare la fede e scattano di far avere il programma di Dio nella loro vita. Non deve assolutamente rifiutare la parola di Dio e ciò che Dio ti ha offerto. Alleluia. Non devi rifiutare, alleluia. È una cosa brutta, e ditelo ai vostri figli, ditelo ai parenti, che magari voi avete voluto trasmettere la fede e non l'hanno voluto accettare. Ditelo agli amici, agli altri, che hanno avuto l'opportunità, a Zaccaria e Elisabetta, non si fanno perdere l'opportunità di avere una famiglia di benedizione, ma dove c'era la fede, dove c'era Gesù, dove c'era la benedizione del Signore, alleluia. È vero? Quindi, fratello e sorelle, stiamo parlando di avere un dono. E tu stasera sei contento di aver avuto il dono di Cristo? Amen. Sei contento quanto a parlare di Cristo? Sei contento quanto a parlare di un Dio vivo? Elisabetta e Zaccaria, ecco perché hanno lo sguardo, perché loro non hanno voluto scartare il dono di Dio, non hanno voluto scartare la benedizione del Signore. Ma che fai? Tu scarti la benedizione di Dio, scarti ciò che Dio ti ha dato, ti sta dando, ma come si fa a scartare il Signore, a scartare, ecco, una fede? Tu devi avere il privilegio che l'hai ricevuto. E a quanti tu stai parlando, della famiglia, o dei figli, o dei parenti, devi dire, state avendo un grande privilegio, Amen. ma voi lo state scartando e rifiutando. Come Gerusalemme, non ci furono miracoli, perché a Gesù, nella propria patria, non hanno creduto proprio a Nazareth. Non ha fatto miracoli lì, perché non l'hanno rifiutato. Hanno visto un Gesù falegname, non hanno visto un Gesù profeta, figlio di Dio, non hanno visto un Gesù, ma che vedi di Dio tu? Che vedi di Dio tu? Non so che Alleluia. vedi. Cosa stai vedendo di Dio? Come Zaccaria? Cosa vedeva? Vedeva il limite anche a Dio. Vedeva. Attenzione che quello che gli altri ti dicono di te. Attenzione a quello che il tuo cuore ti dice di te, attenzione, alleluia. Perché qua stiamo parlando che Zaccaria si era fatto convincere dagli altri a dire, ma che figli avrai? Ma ancora spera, ancora stai pregando la tua vita. Sei vecchio e tua moglie è sterile. Sorelle, ma tu la vita come la vuoi? La vuoi con le benedizioni o vuoi una vita di schiavitù o di tormento? Attenzione a ciò che senti, attenzione a ciò che vedi. Fratelli, la nostra mente agisce a secondo ciò di cui ci nutriamo. La nostra fede deve essere nutrita di parola di Dio. Attorniati. Ma cosa senti dalle persone? Cosa ti fa influenzare? Quante parole? E dove vai a mangiare? Cosa mangi? Mangi dalla parola del Signore, mangi dalla benedizione di Dio, mangi dalla grazia del Signore, alleluia. E perché tu possa essere felice? Perché ciò che tu ricevi e metti dentro all'animo, al cuore, sei felice. E tu stai sempre ad ascoltare cose negative. Se sembra aspettare ad ascoltare quelli che ti scoraggiano, quelli che ti abbattono e quelli che non onorano né te né Dio, né la dottrina di Dio, con chi stai che ti stai facendo influenzare? Con chi stai che ti stai facendo influenzare? Alleluia. Perché le 10 spie videro i giganti, le 10 spie non videro la promessa del Signore. Le 10 spie videro i giganti. Alleluia. Cosa stai vedendo tu? Hai accolto la fede? Cammina nella fede. Hai la fede? Cammina e custodisci la fede
e custodisci la fede in ogni cosa, alleluia. Custodisci ciò che Dio ti ha dato. Ti ha dato una grande fede, hai accettato la fede, onora il Signore come Zaccaria, no? Onora. Amen. Perché fratelli e sorelle vivevano in modo irreprensibile tutti e due. Osservavano. Fratelli, qua è meraviglioso perché bisogna incoraggiarci gli uni gli altri, con chi si è vicini. Quando non hai chi ti incoraggia, cammina da solo, non ti fa influenzare. Quando hai la grazia di avere persone che vogliono onorare Dio insieme a te, gloria a Dio, è una grazia quella. Quando tu vivi con persone che vogliono onorare, si incoraggiavano, come a dire, facciamo la volontà di Dio. Anche se non abbiamo ottenuto il figlio, abbiamo ottenuto quello che abbiamo chiesto, ma Dio va onorato, la volontà va onorata, alleluia. Perché fratelli, come si fa a staccarsi da Dio? Perché non hai avuto qualcosa, alleluia. Come si fa a staccarsi da Dio? Non ti puoi staccare dal Signore. Non è un giocattolo Dio. Non è una convenienza Dio. Non è qualcosa che se hai Dio o ricevi Dio, ma per te chi è Dio? Non è come la folla che va a Gesù per ricevere il miracolo, il pane, acqua e tutto. Dio è Dio, questo hanno detto, o col figlio, senza figlio, Dio è Dio, lo dobbiamo cercare e lo dobbiamo obbedire, dobbiamo cercare la sua volontà. Cioè Dio diventa un rapporto d'amore. Con Dio diventa un rapporto non di convenienza. Alleluia. Non è il fatto che ha avuto o non è avuto. Non è il fatto che hai che non hai. Non è il fatto che hai realizzato i tuoi sogni o non li hai realizzati. Parlavo con un fratello, mattina, telefono, anche se non ha realizzato il suo sogno che pensava doveva realizzare, però ha detto io sto bene con Dio, sto bene con la presenza di Dio, io ho la pace di Dio. Io ho l'amore del Signore. Anche se non ho realizzato ciò che io mi aspettavo di realizzare, ma io ho l'amore di Dio, la gioia di Dio, alleluia. Fratelli e sorelle, non è la gioia dipendente da ciò che abbiamo, da ciò che possediamo, alleluia. È da ciò che il Signore ti programma, alleluia. Quindi, quello che è che tu devi vedere il Signore come una fonte per te d'amore, di relazione, di pace. Al di là di tutto ciò che si realizza o non si realizza, è il Signore è insostituibile. Il Signore è il creatore, il salvatore, è il benefattore, è una persona amabile, una persona che ci ama, una persona che ci ha dato la vita, una persona che ci dà. È una persona che poi Dio ci dà e realizziamo questo, non ci mettiamo in dubbio, perché Dio si sta da darti qualcosa che ti deve far consacrare, te la dà. Perché Giovanni Battista doveva far consacrare ancora di più Elisabetta e Zaccaria. Ma ancora pensi che i doni di Dio ti portano lontano? No. Non ti devono. Se chi ha i doni e va lontano è perché usa la carne e non è grato verso Dio e non ha pregato per avere per una questione spirituale, l'ha voluto solo per un fatto carnale e terreno. Tutto ciò che viene da Dio ti porta gioia e consacrazione. Non ti preoccupare, stai tranquillo, alleluia, che Dio non ti toglierà mai quelle cose che ti faranno consacrare. Anzi, vi dirò che quando ci sono cose, situazioni, persone che non ci fanno consacrare, allora Dio interverrà. Alleluia. Ma Giovanni Battista adesso mi deve far consacrare, ve lo do. Prima non era il momento, non era opportuno, quindi non ti preoccupare, alleluia. Non ti preoccupare. Alleluia, perché
perché Dio vuole benedire e vuole consacrare la tua vita. Quella guarigione l'avrai al momento opportuno. Quella liberazione l'avrai al momento opportuno. Quella economia l'avrai al momento opportuno. Quella situazione l'avrai al momento opportuno. È Dio. Stiamo parlando di un rapporto con Dio. Stiamo parlando della fede in Dio, ma stiamo parlando anche di stare con Dio. Abbiamo visto, no? Ieri, fratelli, che testimoniavano di come Dio l'ha liberato. Però, vedete, sì, gloria a Dio, quando Dio ci libera, com'è? Ci mancherebbe, no? Gloria al Signore, dei suoi piani. Però, voglio dire, è bello, ecco, che uno sia stato anche quando non ha ricevuto o non aveva nulla, alleluia. Non fa niente stai nei problemi, ma stai con Dio. Non fa niente che stai nelle difficoltà, ma stai con Dio. Alleluia. Non fa niente che ancora non hai ricevuto, ma stai con Dio. È Dio. Capisci Dio? Capisci la benedizione di Dio? Questi avevano Dio, sapete. Avevano già la loro soddisfazione in Dio. Avevano già la loro gioia in Dio. Avevano già la loro tranquillità in Dio, avevano già la ricchezza che era Dio, avevano già la ricchezza, alleluia. Al di là della protezione di tu hai Dio, hai la perla di grande valore, hai Dio, alleluia. Hai già tutto in Dio. Abbiamo tutto pienamente in Dio, no? Stiamo parlando che poi Dio dà anche il resto, però tu hai Dio, soffermiamoci su qua stasera, che tu hai Dio, io ho Dio, ed è la ricchezza massima, perché vediamo in questa coppia un bel esempio meraviglioso, che nonostante non hanno avuto i figli e hanno pregato, un papà, però, fratelli, stanno amando Dio, stanno servendo Dio. Stanno facendo la volontà di Dio. Poi dicono, oh, qua facciamo le cose per bene. Nel senso che dobbiamo onorare Dio. Facciamo la sua volontà, no? Alleluia. Ti fidi del Signore? Ti fidi dei tempi di Dio? Ti fidi del piano del Signore? Alleluia. Lo reputi capace Dio di risolverti quel tuo problema? Con la tua difficoltà, credi o non credi che ti dava quella cosa? Credi o non credi? Elisabetta, tua moglie, avrà un figlio. Tu avrai un figlio, verrà il giorno. L'angelo Gabriele. Ma questo uomo non ha creduto, questo uomo. Ha detto come? Ha detto, avverranno queste cose, alleluia. Ti fidi? Gloria a Dio. Perché a chi ha guardato? Ha guardato a lui. Ma ti fidi che Dio ti darà quel dono, quella benedizione? Ti fidi o non ti fidi? Alleluia. A chi guardo? A te che sei. Parlo di Zaccaria che sei vecchio, tua moglie che è sterile, o guarda l'onnipotenza del Signore. Cioè, ma al di là di questo che un po' guardare le circostanze, va bene, ognuno di noi fa dei calcoli umani. Dove? Al di là di questo, fratelli. Vediamo se prendiamo la finita, se prendiamo per la musica. The Bluetooth device is ready to pair. Prova, prova. Fratella, al di là di quello che conta è la grazia di Dio e la volontà è quello che Dio ci promette, no? Che Dio può fare. Come reagisci quando Dio ti fa una promessa?
come reagisci quando Dio ti ha comunicato qualcosa che tu pensi sia impossibile, ma che è Dio, tutto è possibile. Come tu reagisci? Come Zaccaria o come Elisabetta che gioisce e dice Dio mi ha dato il suo sguardo e mi ha tolto la vergogna. E prima ancora che doveva partorire questa donna, ha gioito, stava testimoniando. Lei stava già testimoniando agli altri del miracolo che Dio aveva parlato, che lei doveva ricevere. Vedete, stava dicendo che Dio mi ha tolto la vergogna. Come reagisci tu? Ma sai che Dio ha una sola parola? Ma sai che Dio è sì, amen. Alleluia. Lo sai che Dio è Dio? E quando dici una parola è una parola eterna e non può venire meno. E non devi avere dubbi in quello che Dio può fare, alleluia, per la tua vita. Non devi avere dubbi, alleluia. Quindi è importante che tu possa credere alle promesse del Signore, possa credere. Quando Dio dice una cosa, devi credere alle sue promesse, alla sua parola, alla sua fedeltà, e che non viene meno, alleluia. È inutile che discuti, è inutile che fai i ragionamenti, alleluia. A Gesù piace di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, e si compiace. A Dio piacque quando tu chiedi le cose, le credi. Quando Salomone ha chiesto sapienza a Dio e ha detto: Signore, tu mi puoi dare sapienza, anche se io sono un ragazzino e non ho discernimento, ma tu me lo puoi dare. Quando ti fidi, le cose avvengono e rallegri il cuore di Dio e tu sei rallegrato, non ti stai a fare problemi e difficoltà. Perché, fratelli e sorelle, è importante che noi possiamo credere a ciò che Dio può dare alla nostra vita, al nostro cuore, alleluia. E abbiamo questo bisogno di credere, di avere fiducia. Devi avere fiducia, Signore, alleluia. Devi avere fiducia quello che Dio ti dice, non mettere in dubbio. Ha detto sì, non aveva detto no, aveva detto sì, l'avevano fatto aspettare Dio. Ma al tempo opportuno aveva detto: tu avrai un figlio, alleluia. Quanto è importante, no? Le sorelle, che noi possiamo credere a ciò che Dio ci dice, e non ti preoccupare, stai tranquillo, avrai gioia. Che Dio è buono, eh? Amen. Dio è buono e ti vuole dare le cose buone e ti vuole benedire. Dio è buono e ti vuole dare le cose buone, alleluia, per la benedizione e per la crescita, e ti devi fidare di Dio. Cioè, questo è perché lui non ha visto Dio, ha visto ciò che gli altri dicevano, come le 10 spie. Ma che vedi tu? Vedi i problemi. Come ti vedi? Ti vedi vittorioso in Dio? Ti vedi che Dio ti ama? Ti vedi che Dio ti fa del bene? Che Dio non è che la tua rovina, non vuole la tua rovina. Dio vuole il tuo bene, la tua prosperità. Dio vuole la tua benedizione, alleluia. Ti vuole benedire, ti vuole riempire, ti vuole dare meraviglie nella tua vita, alleluia. Gloria a Dio. E così fu, fratelli. Per Elisabetta fu già subito la gioia. Per Zaccaria dovette aspettare i 9 mesi perché diventò muto, cadde sotto al giudizio del Signore. L'incredulità fa cadere sotto al giudizio. È inutile che tu vuoi cercare. No, l'incredulità fa cadere sotto al giudizio di Dio. Non essere incredulo di quello che Dio ti ha promesso e di quello che Dio ti vuole dare. Non essere incredulo. Perché quando tu metti fede, il Signore opera. Quando tu metti fede e credi e ti fidi. Alleluia. Alleluia. Con chi stai avendo a che fare? Con Dio donatore, con Dio benefattore, con Dio che dona, con Dio che ti vuole dare gioia, con Dio che non ti mette i pesi, con Dio che dice, anche se sta la carestia, domani a quest'ora
io vi darò abbondanza. Lui non dà i pesi, lui non ti schiaccia, il suo giogo è dolce, il suo carico è leggero, non ti schiaccia, non ti preoccupare, non ti schiaccia. Alleluia, è un donatore. E stasera sei pronto a ricevere da Dio? Sei pronto stasera a ricevere dal Signore? Alleluia, chiamo una base, chiamo microfono. Sei pronto a ricevere? Alleluia, perché Dio ti vuole donare. Gloria a Dio. Quindi sorella, per metti fede, il Signore ti vuole donare, no? Perché Dio è colui che dona, quindi stasera devi ricevere da Dio, devi ricevere benedizioni, devi ricevere e devi credere stasera che ciò che Dio dà è una consacrazione. Ciò che Dio dà è per la consacrazione. Non è vero che molti gioirono, molti ebbero gioia, sazietà e si rallegrarono. Fratelli, il dono di Dio fa rallegrare, il premio di Dio fa rallegrare. Giovanni Battista fu una gioia, convertirà i padri e figli, i figli e i padri, ci sarà gioia, i doni di Dio, una gioia. La benedizione di Dio è una gioia. Non dubitare mai dell'amore e dell'onnipotenza di Dio. Non dubitare delle promesse di Dio, dei tempi di Dio. Prendili con gioia. Credi a ciò che Dio vuole fare in te e attraverso di te. Non ti vedere piccolo. Non ti vedere insignificante. Come ti vedi? Come ti vedi il tuo successo? Solo se tu ti vedi come Cristo ti vede. Tu ti vedi insignificante come Zaccaria, ormai vecchio. Zaccaria dice, io sono vecchio ormai. Fratelli, quando dicono molti sono vecchi, quando dicono ormai ho fatto la mia strada, ormai che devo fare più, che sei di che dai. Tu a qualsiasi età, 100 anni, puoi servire Dio. I sovvecchi, ecco come si vedeva. Cioè non vedeva l'onnipotenza di Dio, non vedeva che Dio le ha mandato l'angelo, non vedeva la benedizione. Diceva, e adesso i sovvecchi. Adesso quando tu ti vedi vecchio, ti vedi insignificante, ti vedi disutile, non sei inutile per Gesù. Non sei inutile per Gesù. Vediti come Gesù ti vede, non come il tuo cuore, come gli altri. Non è Zaccaria, tu sei vecchio. Gli avevano detto, tua moglie non può avere figli, è sterile. Lui ha creduto a quelle cose. Non devi dire sono insignificante, non devi dire ormai. Se gli altri non ti stimano, tu non ti stima, Dio ti stima. Dio ti ama, sei benedetto di ogni benedizione spirituale. La sicurezza non è la tua età, non è quello che fai, Dio ti ama. Dio vuole portare benedizione. A quell'età, non c'è età che è a limiti con Dio. Si è utile sempre, si è utile sempre. Non è come il mondo che arrivi alla pensione come a tappare. Arrivi, diventi anziano, la famiglia ti mette da parte, la società ti mette da parte, gli amici ti mettono da parte. Tu non devi sentirti da parte. Dio non la pensava come tutti gli altri. A te Zaccaria è utile per me, è utile per il mio piano, è utile. Che ci importa gli altri che dicono ormai, 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 che ormai? Che con Dio, la vita con Dio tutti i giorni, la benedizione tutti i giorni, fino alla vecchiaia gli sporterò frutto e annuncerò che Lui è la rocca dei secoli e Lui non v'è ingiustizia. Alleluia. Si vogliono sentire belli solo per il mondo o la gente.
attratta, alleluia, attraente. La società dell'apparire, ma non la società che si vede in Dio, la società, lo sguardo di Dio lo ha perduto, il mondo, lo sguardo di Dio lo ha perduto, non ha, perché sta a rotoli, sta verso la distruzione. Tanti credenti hanno perso lo sguardo di Dio e stanno verso la distruzione. Tanti religiosi hanno perso lo sguardo di Dio. E tu? Mantieni lo sguardo di Dio. La sera mantieni lo sguardo di Dio. Alleluia. Come ti senti? Come ti senti? Come ti vedi? Attenzione a Zaccaria. Si vedeva vecchio. E la moglie la vedeva peggio di lui. Chi sei tu? Chi sono io? Come ti vedi? Ma credi alle scritture, credi alla parola. Gli ha detto, vai in fine, ma credi che ci importa dei giudizi altrui, di come ci vedono gli altri, ma non ci importa del piano di Dio. A lui doveva importare il piano di Dio, che porterebbe gioia, ha portato gioia, porterebbe conversione, ha portato conversione, consacrazione. Alleluia! Gioisci! Per il piano di consacrazione. Non la vedere solo un fatto umano. Non la vedere. I doni di Dio. Era un figlio che aveva avuto. Lo Dio ha detto, ma questa la consacrai. Vedilo che porterà gioia, parola, servirà Dio, adorerà Dio, come Giovanni Battista. Si vede sola unione, figli, e poi non c'è Dio mezzo a loro. Nei doni non c'è Dio, si scarta Dio. Ah, guardatevi bene, ha detto, che devi essere nazireato, e lui deve essere nazireato. È per la vostra consacrazione. Io te lo dono, ma te lo dono per la gloria di soggia. Sappi che è per la consacrazione. Lo vuoi il dono? Lo vuoi la benedizione? Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Ha avuto quel figlio per poi consacrarlo a Dio. Vedo Annalisa, dopo tanti anni ha avuto figli. Stai consacrando a Dio, vero? Stai consacrando a Dio? Lo vuoi quel dono? Lo vuoi la libertà? La vuoi? La vuoi consacrare a Dio? Che lavoro! Non doveva accostarsi alle cose morte, alle cose di droghe, alle cose di alcol, alle compagnie, attenzione, quelli impariamo. Impariamo che i doni di Dio sono di meraviglia, i doni di Dio sono di gioia, per te e per me. Hai avuto dei doni e stai ringraziando a Dio, hai avuto i doni e stai consacrando a Dio, hai avuto dei doni e stai pregando per la consacrazione avuto. Alleluia. Alleluia. E nel nome di Gesù. Ora. Per il nome di Gesù. Alleluia. Qualsiasi cosa hai avuto o devi avere, consacra a Dio adesso. La libertà, la benedizione, la pace, la salvezza, consacra a Dio. Giovanni Battista deve essere consacrato. Voglio dire, 18 anni, ha avuto i figli. Dio gemelli. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Per consacrarli a Dio. Per consacrarli a Dio. Non è il giocattolo, Giovanni Battista. Non è. È per consacrare anche. Però, fratello, è una gioia quando appartengono a Dio.
con i doni. E Dio te lo dà. Alleluia. Alleluia. Se stai aspettando quel dono, Dio te lo dà. Te lo dici stasera, te lo confermo.